La mostra che è ospitata a questo piano e al piano terra della Casa delle Regole è una mostra temporanea che durerà fino al 6 novembre e il titolo è Il bello chiama il bello, una mostra organizzata in collaborazione dal comune di Cortina d'Ampezzo e dalle Regole, che sono le proprietarie di queste opere. Ed è una mostra che vuole raccontare attraverso 150 opere e alcuni oggetti la figura di Mario Rimoldi. Mario Rimoldi è stato il collezionista che nel corso della sua vita ha raccolto oltre 3.000 opere di tutti i maggiori autori del Novecento italiano e che alla fine della sua vita, tramite la vedova Rosa Brown, ha donato alle Regole d'Ampezzo, quindi alla collettività di Cortina, 364 opere della sua collezione. E questa è stata per noi un'occasione di raccontare Mario Rimoldi non solo attraverso le opere, quindi gli autori che lui ha collezionato, ma anche attraverso gli oggetti, l'arte sacra, l'arte lignea che lui ha collezionato soprattutto nella prima fase del suo collezionare. Qualche nome degli autori presenti a questa mostra? Il primo è sicuramente Filippo De Pisis, che è l'autore più presente anche non solo nella nostra collezione, ma anche nella collezione Rimoldi. Noi ne abbiamo 54. E fra questo piano e il piano secondo, dove normalmente c'è la mostra permanente del Museo d'Arte Moderna, ne abbiamo esposti quasi tutti, ne abbiamo quasi 50 di esposti. Ma ancora Mario Sironi, noi di opere di Sironi ne abbiamo 35, e Campigli, Morandi, davvero tutti gli autori che hanno fatto la storia del Novecento italiano. Quindi questa mostra è riuscita a presentare le opere che voi avete in questa collezione, quali sono gli obiettivi futuri? Gli obiettivi futuri sono di continuare ovviamente ad esporre anche a rotazione tutte le opere che noi abbiamo. Ripeto, ne abbiamo 800, gli spazi non sono enormi, per cui dobbiamo far ruotare le opere. E poi coinvolgere, come questa mattina, sempre di più le scuole. Noi abbiamo un programma, abbiamo attivato una sezione didattica al museo che coinvolge tutte le scuole di Cortina, ma anche le scuole di fuori. Oggi c'è una scuola di Pordenone che è arrivata. Coinvolgere ancora una volta le persone che vivono a Cortina anche fuori stagione, organizzando per esempio i concerti. Noi organizziamo un concerto di musica classica in collaborazione col Festival di Nociani, sia in stagione che fuori stagione. E ogni volta siamo sorpresi da quanta partecipazione ci sia, anche in periodi come maggio, giugno, in cui a Cortina siamo solo noi che a Cortina viviamo. E quindi queste sono aprire sempre di più il museo al territorio e poi ovviamente a chi viene a Cortina in vacanza. Bene, grazie, buon lavoro e in bocca al lupo per il futuro. Grazie a voi. My fall until I rise.